Amici sportivi, buonasera a tutti da Enzo Guariglia, benvenuti alla prima puntata di Granatissimi, qui sul canale del digitale terrestre 696 e ovviamente anche in diretta streaming su 8channel.tv. Bene, allora, alla vigilia di Salernitana-Verona raccontiamo di una Salernitana che si è ben presentata ai nastri di partenza del campionato cadetto, ottenendo un ottimo pareggio in quel della Spezia. Ne parleremo di questo e anche di altri argomenti con i nostri ospiti che ovviamente vado subito a presentare. In primis il calciatore. Rivelazione, possiamo già dirlo, della Salernitana, il difensore centrale Valerio Mantovani. Applauso Buonasera, lui. Lo buonasera, sapete grazie a ovviamente. tutti per questo invito. Per me è un piacere essere qui con voi stasera. Beh, un piacere nostro ospitarti. Si è detto un gran bene di te, della tua prestazione alla Spezia, ma già si sapeva che avevi delle ottime credenziali già nelle giovanili del Torino, quindi non hai fatto altro che riconfermarti, insomma, con la tua bravura. Poi ovviamente salutiamo Massimiliano Grimaldi, giornalista di 8 Channel e 8 Pagine. Buonasera, buonasera Enzo, buonasera al nostro ospite che è venuto qui a trovarci negli studi di Salerno e ovviamente buonasera ai nostri telespettatori. Dulcis in fundo, Maurizio Grillo, giornalista di 8 Pagine. Ciao Maurizio, buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti. Bene, allora, tanti sono gli argomenti ovviamente di cui parleremo e in particolare cominciamo a parlare proprio dell'ultima partita, la prima partita di campionato, 1-1 alla Spezia da parte della Salernitana, un pareggio sostanzialmente giusto. Ne vogliamo parlare proprio con Mantovani. Come hai visto quella partita? È stata una partita molto difficile perché la Spezia sappiamo che era una squadra preparata molto bene sia come organico sia per il calciomercato che ha fatto. Noi comunque abbiamo tenuto molto bene nel primo tempo e nel secondo penso abbiamo fatto una buona partita. Poi c'è stato quell'episodio all'80esimo del gol di Nenè, però non va recriminata comunque una buona prestazione da parte nostra. Assolutamente sì, insomma, una prestazione maiuscola nel primo tempo, questo dobbiamo dirlo, ne parlavamo anche prima della Assolutamente, trasmissione. assolutamente. Certo. Ecco, secondo te Massimiliano, la Salernitana si esprime meglio nel formato 3-5-2 oppure col modulo 4-4-2 che ancora dobbiamo vedere ufficialmente? Beh, allora, intanto io poi questa domanda la girerei anche al nostro ospite, che sicuramente è l'interprete principale di questo cambiamento, dalla difesa a 3 alla difesa a 4. Nel ritiro di Sarnano abbiamo visto che il tecnico Sannino ha provato entrambe i moduli con insistenza, partendo da un 4-4-2, ma poi dirottando spesso la squadra a questo 3-5-2, anche perché era un po' il modulo che almeno la vecchia guardia aveva già utilizzato con il tecnico precedente, ovvero Menichini. E poi perché ci sono alcuni interpreti che ti danno la possibilità di poter gestire anche questa duttilità tattica e chiederei proprio a Valerio anche questa possibilità di poter intercambiare la difesa con una difesa a 3 o anche con una difesa a 4 con degli esterni che possono spingere di più. Anzi, aggiungerei alla sua domanda anche questa. Ti trovi meglio nella difesa 3 o in quella 4? Ma devo dire che per me sostanzialmente è uguale, perché diciamo che nelle giovanili sono stato abituato a giocare la maggior parte delle volte a 4, però spesso e volentieri ho giocato anche a 5 e non trovo nessuna differenza, mi trovo bene in entrambi i modi. Poi comunque con il mister lavoriamo tutti i giorni su entrambi i moduli e ci fa capire le cose che vanno fatte meglio in un modulo preciso come il 4-2-4 o il 3-5-2 e per farci esprimere al meglio comunque visto le situazioni che possono capitare durante la partita se devi cambiare durante i 90 minuti. Certo, quale è più difficile per te? Io dico la verità, per me è uguale, perché il mister lavora molto bene per farci capire come vanno espressi questi moduli e devo dire la verità, non mi trovo in grande difficoltà grazie proprio alle sue spiegazioni che mi fanno capire bene come interpretare il Mister ruolo. Sanino sa come orientarti. Tornando alla domanda che ha fatto Massimiliano, ripetiamo cosa avevi.
Sì, avevo chiesto effettivamente questa duttilità, anche perché sappiamo che Sannino è un tecnico che lavora molto sulla difesa, un tecnico che ama gli automatismi perfetti in difesa. Infatti nella conferenza prepartita che ci portava alla sfida con lo Spezia ha praticamente detto che una squadra si basa fondamentalmente sulla difesa, un campionato si vince con la difesa, e quindi lui è molto attento a gestire bene tutti quelli che sono i passaggi. Puoi confermarci questa cosa? Sì, questo te lo confermo pienamente questa cosa. Lui comunque, ripeto, lavora molto con noi difensori sulla fase difensiva e ci fa capire proprio le situazioni come vanno interpretate nel miglior modo possibile. E niente, questo 3-5-2 comunque ha confermato che possiamo farlo tranquillamente e non escludendo comunque il 4-2-4. Maurizio Grillo, per concludere la parentesi relativa alla prima partita, alla prima giornata di campionato, cosa è mancato a questa Salernitana, a 10 minuti dalla fine, tra l'altro, per portare addirittura a casa i 3 punti in palio a questo punto? Una risposta potrebbe essere banale, un pizzico di fortuna, potrei dire, ma quello che è mancato è un po' di gamba, probabilmente, adesso forse Mantovani ce lo potrà confermare. Io penso che la squadra si sia espressa molto bene, soprattutto nel primo tempo, poi è chiaro sull'impeto dell'avversario che ti veniva ad attaccare tutti gli spazi, quindi è chiaro che tu sei costretto ad arretrare il tuo raggio d'azione. Però secondo me in quella fase è mancato un po' di gamba alla squadra. Sì, loro si sono rinforzati invece con gli innesti. Quando c'hai uno stadio che spinge, insomma, lo Spezia è una squadra di tutto rispetto. È normale, candidata alla promozione si può diretta. Anche, può anche considerarsi normale che una squadra magari si possa racchiudere in difesa. Poi un pizzico di sfortuna, dicevo, un po' di gamba che è venuta a mancare e c'è stato il pareggio. Forse quindi anche l'inserimento della doppia punta, anche Iemmello, poi Valerio ci potrà confermare, l'inserimento di Iemmello che ha dato peso anche all'attacco, è servito magari allo Spezia per avere questa forza offensiva maggiore rispetto alla prima frazione di gioco. Quello sicuramente, anche perché Iemmello, a differenza di Nenè, attaccava più volte la profondità. Ci si chiede come mai non l'abbia messo dal primo minuto, infatti tutti sono fatti questa domanda. Allora, attenzione, abbiamo una classifica già stilata dopo la prima giornata, ovviamente a 3 punti le squadre che hanno vinto, a 1 punto quelle che hanno pareggiato, a 0 quelle che hanno perso. Allora, se possiamo un attimo agevolare la schermata, ecco, possiamo già vedere, il Verona è già lì insieme al Frosinone, 3 punti. Maurizio, quali sono le squadre candidate alla promozione diretta? È la prima in classifica, cioè sta lì, si chiama Verona, poi c'è Frosinone. C'è anche il Benevento, attenzione, che potrebbe essere la sorpresa, perché io ho visto la partita, un inizio un po' timoroso, forse l'esordio in B. Però tante occasioni degli avversari. Sì, nei primi minuti, poi il Benevento ha sbloccato il risultato con quel calcio di rigore, a quel punto è diventato padrone del campo, quindi diciamo quello che ha bloccato il Benevento non era un fatto di ordine tecnico-tattico, ma era un fatto mentale, perché questa squadra comunque si trovava all'esordio, una città che si trovava all'esordio in Serie B, probabilmente ha risentito di questo aspetto. Va bene, Mantovani, allora, diverse squadre, tra cui lo stesso Verona, si sono rafforzate durante questi ultimi giorni di campagna acquisti. In particolare, ripeto, è arrivato questo nuovo acquisto forte, ovviamente nel Verona, che però probabilmente non dovrebbe giocare con Fortati, non dovrebbe giocare domenica perché ancora non è stata ufficializzata la cosa, quindi probabilmente mancherà anche Pazzini, che è sicuramente uno degli elementi di spicco. Ma tanti giocatori per ora, diciamo, questo sicuramente sarà sostituito, però, diciamo un po' la punta di diamante è Pazzini, certo. È un po' forse il re dei bomber di tutta la ovviamente serie. Mi riferivo a Maresca, è chiaro, però certo. Intendo dire questa squadra ha comunque tante frecce a proprio arco, quindi indubbiamente Mantovani, cosa vi fa più paura del Verona? Della squadra magari corazzata del campionato? Paura penso non ne dobbiamo avere, dobbiamo comunque fare una partita e giocarcela con tutte le nostre possibilità contro il Verona, fare del nostro meglio e penso la paura non ci serva. Il fatto che l'allenatore Pecchi abbia dichiarato che il Verona chiaramente vuole venire a prendere i 3 punti a Salerno, che risposta dai tu? Ce la giocheremo, non si sa mai, nel calcio tutto può succedere ma non è nulla sicuro. Noi ce la giocheremo al massimo e ci impegneremo proprio per strappargli 3 punti a loro.
Allora, Massimiliano, diciamo delle assenze. Si parla, È così che si parla. È un veterano. È un vero uomo, signore. Giustamente il calcio non è una scienza esatta, lo diceva lui, e quindi non si può già partire sconfitti oppure pensare di aver vinto. È ovvio che il Verona è una squadra retrocessa dalla Serie A, ha speso tanti soldi, aveva anche tanti soldi da spendere, ricordiamo il famoso paracadute dalla Serie A alla Serie B, quindi sì. È ovvio che ha portato anche molti giocatori che hanno giocato lo scorso anno in Serie A, quindi li ha portati in dote in Serie B, quindi è ovvio che l'organico a disposizione di Mister Pecchia, che è poi anche un tecnico giovane ma con un background particolare, è stato il secondo di Benitez a Napoli, è stato il secondo di Benitez anche con Real Madrid. Massimiliano, ti interrompo un attimo perché sembra che dalla regia abbiamo addirittura la prima telefonata. Sì, possiamo agevolarla. Pronto? Sì, pronto. Ciao, buonasera, pronto. Ciao, sono Marco, chiamo dalla provincia di Forlì. Sì. Ciao, niente, innanzitutto volevo salutare Mantovani che è lì con voi in studio, giusto? Certo, sì, è qui. Ecco, niente, volevo dire che per domenica spero che ci sia una bella prestazione battere il Verona, e io abito a Forlì, in provincia di Cesena, e qui ci sono molti tifosi del Cesena, però nonostante tutto La serenità ne viene seguita, infatti sono qui in compagnia con dei tifosi che salutiamo, salutiamo con grande trasporto e affetto ovviamente. Grazie. Chi è tifoso della Salernitana fuori dalla nostra regione è tifoso due volte dei Granata. Ovviamente, guarda, qua, quando viene la Salernitana io lavoro in Amadori, e i miei colleghi praticamente simpatizzano tutti Salernitana. Anche i miei amici, infatti qua sono qui con dei miei amici di Forlì che simpatizzano Salernitana. Quindi quindi lavori per questa nota azienda, mi raccomando, polli gratis per tutti quando veniamo in trasferta, non ce polli li fare mancare. Polli gratis per tutti quando venite a Cesena, però ovviamente bisogna che devo chiedere a Francesco Maduri, perché io ancora non ho la possibilità di dare gratis il prodotto. Senti, un pronostico sulla partita contro il Verona in casa, dai. Ma il pronostico ovviamente spero in una vittoria, e soprattutto vorrei chiedere a Mantovani cosa potrebbe provare domenica all'ingresso dell'Arechi, visto che fino a questo momento non ha mai esordito lì all'Arechi, e si prevedono 25.000 spettatori, per cui credo che lui 25.000 spettatori non li ha mai visti, quindi soprattutto il pubblico e il calore di Salerno penso che siano qualcosa di unico a livello nazionale. Un assaggio di Serie A per Mantovani, diciamo, domenica, no? Che peraltro è stato uno dei migliori in campo contro lo Spezia. Assolutamente sì, concordiamo tutti su questo aspetto. Allora, io penso che comunque per me è stata già una grande emozione venerdì nell'anticipo con la Spezia, e devo dire che ero emozionatissimo, quindi non so cosa significa avere davanti 25.000 persone che tifano e incitano, che spingono per far vincere la squadra, quindi penso che sarà un'emozione unica e indescrivibile, la potrò raccontare solamente dopo averla vissuta. Scopriremo solo vivendo, diceva qualcuno. Posso chiedere a Mantovani cosa faccio un attimo, ascoltiamo. Sì, abbiamo ancora il nostro... Sì, dici, scusaci. Scusami. Niente, volevo sapere da Mantovani se lui sa cosa significa battere il Verona per il Salerno e i Salernitani. Battere il Verona è qualcosa di importante. Lui riesce a capire questo significato? In questa settimana qualcuno gli ha un pochino illustrato, spiegato. Esatto, spiegato quello che significa per i Salernitani battere il Verona. Sì, diciamo che durante la settimana ho incontrato anche dei tifosi per strada e mi hanno comunque spiegato questa rivalità che c'è tra Salernitana e Verona, e io la capisco pienamente e penso che sabato... Nel frattempo salutiamo il nostro caro amico da Forlì, ciao, seguici sempre e mi raccomando ti aspettiamo domenica alla Reghi, ciao. Che nel frattempo ci sono anche altre telefonate che stanno arrivando, okay. Sì. E penso che domenica comunque dovremo mettere il coltello fra i denti e
giocarcela con tutte le nostre carte. Storia del 2011, quando per un golletto sfumò la promozione in Serie B. Tant'è, però forse in quell'occasione magari la Salernitana non si sarebbe neanche iscritta al campionato in Serie B. Ora, dopo 5 anni, siamo qui con una società forte, siamo contenti di essere in B, finalmente quest'anno meno competitivi. Ecco, va bene. Allora, detto tutto ciò, Maurizio, volevo chiedere a te invece, quali squadre escono rafforzate da questi ultimi giorni di campagna acquisti? A parte Verona, a parte la stessa Salernitana, c'è stato molto movimento, però è chiaro che anche l'Avellino ha fatto un bel acquisto con Ardemagni. Era impredicato di venire a Salerno? Sì, tra l'altro era impredicato di venire a Salerno, quindi secondo me è una squadra che potrebbe arrivare. Era partita un po' male, ho visto anche la partita l'Avellino in casa con il Brescia, mi pare, e praticamente c'è stato un pareggio abbastanza sofferto, quindi l'Avellino è corso ai ripari ed è una delle squadre che poteva. Poi è chiaro che io ritengo il Verona la squadra da... La corazzata. Ma la corazzata della Serie A, cioè una squadra che può fare, secondo me, come sta il centro classifica tranquillamente in Serie A. Quindi vedi un Verona più forte di quello della Noi come Salernitana ci dobbiamo augurare che magari stare in Serie B per qualche calciatore può prendere la situazione un po', diciamo, sotto gamba, come si suol dire. Maurizio, magari... mi stai dicendo tra le righe che ti accontenteresti di un pareggio domenica? Non mi accontento del pareggio, perché bisogna sempre scendere in campo per i 3 punti, secondo me. Però se viene il pareggio, diciamo che non mi arrabbio, quindi sia ben chiaro. Però bisogna scendere in campo, perché se scendi in campo, esatto, sì, cercando di pareggiare la partita, c'è sempre all'ultimo minuto quello lì che le ti fa il tiro giocate nel set, che praticamente al 90esimo che poi è meglio giocare per vincere, poi si finisce. Vediamo un attimo, c'è un altro telespettatore. Buonasera, ciao. Antonio da Salerno, dal rione Mariconda. Bene, ciao Antonio, ben trovato. Io volevo fare una considerazione e una domanda. Certo. La considerazione è che ancora una volta il calcio si conferma con molti eccessi, ma soprattutto con tante cantonate, perché qualcuno ci dovrà pure spiegare perché un giocatore come Mantovani, con un percorso importante, capitano della Primavera, quindi a ridosso della prima squadra in una società di Serie A gloriosa, alla fine del campionato non viene contrattualizzato e si lascia partire un giocatore del genere. Fortuna nostra. Fortuna nostra, chiaramente. Cioè che vengono queste cantonate a favore della Salernitana. Alla fine è rimasto in Granata. Preferiva il Granata del Sud, evidentemente, essendo di Roma. Dai. Questo sicuramente, perché comunque noi facciamo la differenza, senza togliere niente agli altri, insomma. Certo. E poi la domanda è questa. Io non seguo gli allenamenti, però mi hanno riferito che il ragazzo brucia l'erba, cioè voglio dire, si impegna tanto ed è un ragazzo, nonostante la giovane età, è un ragazzo di carattere. Volevo dire che se una piccola percentuale di questa forza che lui mette scaturisce anche dal fatto che lui ha voglia di dimostrare a chi non ha creduto in lui. È una bellissima domanda che giriamo subito a Mantovani. Quello sicuramente, perché comunque mi hanno sempre rassicurato quando ero a Torino su delle situazioni che si devono compiere a fine dell'anno. Non hanno creduto in me, io comunque non sono, diciamo, uno che si abbatte, ma prendo, diciamo, subito... Questa nota negativa la voglio trasformare subito in positiva come forza. Assolutamente sì, Mantovani, anche perché considera che la serie cadetta, la serie B, è quanto di più ideale per un giovane calciatore che vuole emergere. Vedi il caso La Padula l'anno scorso a Pescara, adesso La Padula non solo è al Milan, ma dopo l'infortunio sicuramente sarà in odore di convocazione nella nazionale maggiore. Quindi, come dire, a questo punto bisogna semplicemente aspettare che tu faccia il tuo corso, sperando sempre di farlo alla grande con la Salernitana, e quindi magari potrai raggiungere da titolare la Serie A quando sarà il momento giusto, e questa sicuramente arriverà. Va bene, vogliamo ringraziare il nostro telespettatore. Grazie. Grazie a voi. Continuaci a seguire, se ti fa piacere. Vabbè, è andato via, ok. A posto così. Allora, Massimiliano, volevi aggiungere qualcosa in margine? Ma io...
chiederei, faccio un po' l'avvocato del diavolo, chiederei a Valerio quali sono stati i motivi. Tu dicevi ci sono state delle promesse da parte del Torino che poi a fine anno non ha mantenuto, ma cosa ha spinto il Torino a perdere un giovane così promettente? Eri comunque il capitano della formazione primavera, quindi eri un giocatore stimato, un giocatore sicuramente valutato in un certo modo per avere la fascia di capitano di una squadra così gloriosa come il Torino, che ricordiamo ha una delle primavere più forti del campionato italiano. Guarda, voglio risponderti dicendo che io non so ancora i motivi per cui hanno scelto così. Dico solo che mi hanno rassicurato durante l'anno, nel senso che mi dicevano che non ci stava problema per fine anno del fatto che sarei rimasto, diciamo, sotto la loro culla. Però poi, visto che non è arrivata questa cosa, appena si è presentata la Salernitana, comunque il mister e tutto il gruppo, io ho accettato senza pensarci, anche perché poi, come sto vedendo adesso e come sto vivendo adesso, sono molto entusiasta della scelta che ho fatto. E prendere tutta questa forza. Sì, Maurizio Grillo voleva aggiungere qualcosa. Sì, no, ma io non necessariamente vedo questa cosa come una bocciatura da parte del Torino, secondo me. No, perché certo, assolutamente. Assolutamente no, perché fa parte del percorso di crescita di un calciatore, esatto, giovane come lui. Quindi, è stato un passaggio lo dicevi tu prima, magari viene mandato in Serie B, perché in Serie B, come si suol dire, i calciatori si fanno le ossa. Quindi, certo, lui è giovane e secondo me questo è un percorso giusto per lui. Probabilmente sì, tenerlo già in prima squadra a Torino potrebbe anche avergli fatto male, insomma, sul discorso sul proseguo della gara. Certo, invece, perché questo è il percorso giusto che deve fare. Giocare contro i Guain non è la stessa cosa. Confermarsi, l'importante lui deve sapere, lui ha delle grosse qualità, lui è secondo me è un grande calciatore. Se riesce a stare con i piedi a terra, perché a volte quando si è giovani si esalta un po', si perde di vista un po' il cammino. No, ma lui, se ragazzo lui riesce semplice a stare, secondo me è un calciatore destinato a fare una buona carriera, una grande carriera. Sì, ma lui è un ragazzo semplice, mi sembra anche abbastanza umile, quindi credo che questo problema non ci sia di montarsi la testa, assolutamente. Allora, parlavamo prima, caro Valerio, di vari acquisti fatti dalle squadre, dalla stessa Salernitana. Il servizio appunto che ha realizzato il nostro Massimiliano Grimaldi, volevo chiedere prima delle altre telefonate alla regia di agevolarlo, così possiamo vederlo e dare una valutazione complessiva su questo calciomercato che si è appena concluso. Operazione restyling per la Salernitana che a Milano con il direttore sportivo Fabiani ha puntellato difesa e centrocampo, seguendo una linea ben precisa, quella del ringiovanimento della rosa. E quindi via Gennaro Troianiello, che è stato ceduto negli ultimi minuti di mercato all'Hellas Verona, prossimo avversario dei Granata in campionato, e Davide Moro, che è tornato in Lega Pro alla Cremonese di Tesser, ex tecnico dell'Avellino. Due cessioni in mediana e due arrivi, anche se per uno possiamo parlare più di un ritorno. Il brasiliano Ronaldo Pompeo da Silva, infatti, già la scorsa stagione ha vestito la casacca granata arrivando in prestito a gennaio dalla Lazio. Sfortunata la sua parentesi a Salerno a causa del riacutizzarsi dell'infortunio al ginocchio. Quest'anno il brasiliano ha svolto tutto il ritiro con i granata ed è pronto a dare una mano mettendo al servizio della squadra la sua esperienza e il suo talento. Da un volto conosciuto ai tifosi della Salernitana ad uno meno conosciuto. Si tratta di Francesco Della Rocca, classe 87, 182 cm di altezza e 79 kg di peso, mancino. Gioca sia da interno sinistro di centrocampo che all'occorrenza da mediano da trequartista. Prodotto del settore giovanile del Bologna, esordisce in B con i Felsinei nel 2005-2006. Poi la stagione successiva con la San Benedettese, dove colleziona 16 presenze in C1, per poi tornare a Bologna e continuare il suo girovagare per lo stivale tra Avellino, Sassuolo, Brescia e Perugia. Esperienze importanti in massima serie proprio con il Bologna, il Palermo, la Fiorentina e il Siena, collezionando ben 79 presenze. Lo scorso anno ritorna a Perugia, dove gioca 37 gare. Non solo la mediana, perché Fabiani ha rinforzato anche la difesa. Sempre via Lazio è arrivato il giovane Luiz Felipe Ramos Marchi, nato a Colina in Spagna, classe 97, di nazionalità brasiliana, in possesso di passaporto italiano. Cresce nel Lituano, squadra brasiliana di Serie D, in cui nella stagione 2015-2016 gioca
gioca 13 partite. Il colpo però è lo svincolato Gabriele Perico, figlio d'arte. Il padre Eugenio giocò tra gli anni 70 e 80, classe 84, esterno difensivo di destra, bravo anche a giocare nella difesa 3. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'Atalanta, milita nel Prato in C1, nell'Albino Leffe e nel Monza in Serie B, fino ad arrivare a Cagliari in massima serie. Dopo 4 stagioni con i sardi, passa al Cesena in B, dove colleziona 56 presenze e 3 reti. Bene amici di Granatissimi, ben trovati di nuovo qui in diretta in studio, sugli studi sempre di 8 Channel 696 del Digitale Terrestre. Potete anche seguirci su www.8channel.tv e infatti ci stanno seguendo non solo dalle varie parti d'Italia ma anche da varie parti del mondo. Infatti in questo momento è arrivata in diretta una telefonata da Londra. Vogliamo parlare con il nostro telespettatore? Buonasera, ciao, chi sei? Buonasera a tutti presenti. Ciao. Io sono grande tifoso della Salernitana come tanti che siamo qua a Londra. Bene. E quindi volevo fare i complimenti innanzitutto, se lo volevo dire a Mantovani, che sono rimasto spalpito dalla sua bravura. Certo. Grazie. Anche proprio tecnica di proprietà di palleggio, visto dribbling, insomma, cose alla Nesta veramente, tutti se li ispirasse, gli auguro di questo livello di Nesta. E poi volevo appunto dire a Mantovani, a voi tutti, che la Salernitana si fosse veramente in tutto il mondo, ed è una malattia, siamo tutti fortissimi per sempre. Sì, della Londra, New York, insomma in varie parti del mondo ci sono club che stanno nascendo della Salernitana, perché poi questo rinnovato entusiasmo si perpetra proprio nell'interesse continuo e costante dei tifosi che sono altrove, in altre nazioni, ecco il caso vostro per esempio. Sì, esattamente, prego. Io mi scusi, le uniche domande che voglio sono se si è ambientato un po' in città, tipo ha preso casa, ha fatto qualche passeggiata, ha avuto modo insomma di essere con te la nostra città, che a me manca tantissimo. Sì, e sì, poi sì. Volevo chiedere qual è il compagno con cui fino ad ora ha legato di più all'interno del spogliatoio. Sì, allora vabbè, ripropongo la domanda perché c'era qualche problema ovviamente di ricezione. Allora, ti si chiedeva se hai legato con qualcuno in particolare negli spogliatoi e se già hai preso confidenza e dimestichezza con la città di Salerno. Diciamo di sì. Grazie, perché... grazie a te, seguici sempre, eh? Ciao. Ho già preso casa e ho fatto qualche passeggiata e poi a me il mare è sempre piaciuto, quindi sì. Mi trasmette serenità. Hai fatto il bagno? No. Ancora no. Ancora no. Vabbè, ma siamo a settembre. Cerca di accelerare i tempi perché ci sono ancora delle belle giornate, ma tant'è, poi dopo non ce ne saranno più. Mi trasmette serenità. Poi devo dire no, con qualcuno in particolare no, perché davvero è un gruppo che è unito e con ogni persona mi trovo bene. Quindi... A proposito di spogliatoio, il destino ha voluto che vi troverete contro proprio Troianello, che era il trade union, diciamo, dello spogliatoio, no? Lui che giocava un po' più degli altri, eccetera. Ecco, adesso è venuto a mancare quell'uomo animatore dello spogliatoio, oppure c'è sempre qualcuno che ama stare un po' sopra le righe? No, no? Che subito compensa. A parte quello, Gennaro è un bravo ragazzo e gli volevamo tutti bene, quindi per noi che se n'è andato comunque ci dispiace, a tutto lo spogliatoio dispiace, e rincontrarlo da avversario sicuramente ci farà piacere, però speriamo che a portare a casa i 3 punti saremo noi. Bravo, ecco, dai, questo ragazzo ci piace perché dà delle risposte, ecco, giuste, quello che noi ci vorremmo sentir dire noi tifosi, diciamolo pure. Beh, in questo momento è arrivato l'attimo di che cosa, secondo te? Della? Pubblicità. La pubblicità, come pubblicità. Tutte le trasmissioni. Pubblicità, restate con noi, non andate via, vi aspettiamo fra poco. Questo è un territorio meraviglioso, con tanta voglia di giocarsi una partita importante. Con il presidente De Luca concorreremo al rilancio di questa splendida area. L'estate sta finendo e un anno se ne va. E invece...
invece da Dotolo Mobili l'estate continua! Un mare di promozioni ti aspetta a prezzi mai visti. Camere matrimoniali da 549 euro, cucine da 580 euro, divani letto da 199 euro, pareti soggiorno da 399 euro, arredamento completo da 1980 euro, zero acconto, zero interessi. Goditi la tua vacanza perché inizi a pagare a gennaio 2017. Tutti prima di acquistare passano da Dotolo Mobili. Vieni a trovarci negli oltre 30.000 metri quadri di esposizione a Foggia, Benevento, Bellizzi di Salerno, Passo di Mirabella e Dotolo Arreda a Teverola Caserta. Ricorda, l'estate di Dotolo Mobili continua. Aperti anche la domenica. shopping.dotolomobili.it. Nardone Martino, macchinari, ricambi, accessori e arredamenti per panifici, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie. Con 4.000 metri quadrati dedicati all'esposizione, da oltre 35 anni, Nardone Martino è leader nel settore. Nardone Martino, San Giorgio del Sannio, Benevento. Cerchi un prestito chiaro e conveniente? Prestitalia, gruppo UbiBanca, è la soluzione giusta per realizzare i tuoi progetti. Prestitalia è società leader nel campo della cessione del quinto e delega di pagamento. Grazie all'elevata specializzazione sui prodotti e alla professionalità di un team di esperti presenti su tutto il territorio nazionale, Prestitalia vanta un ruolo da protagonista nel mercato dei prestiti. Per te dipendente, il prestito ha un tasso sorprendente. Per te pensionato, il prestito è convenzionato. Contatta le nostre filiali e scopri la soluzione su misura per te. Prestitalia è il prestito che ti dà una mano. Punti operativi di zona Avellino, Benevento, Salerno e Teggiano. Soft Technology. Arredamenti d'ufficio, fotocopiatrici, computer. Perché scegliere un multifunzione quando puoi averne tre allo stesso prezzo? Perché acquistare? Noleggia a soli 70 euro al mese. Soft Technology. Via Piano d'Ardine 48B, Avellino. Telefono 0825 610 435. www.softtechnology.it. Siete pronti a partecipare alla quinta edizione del Fanta Expo? Il 2, 3 e 4 settembre il Parco dell'Irno sarà il centro della fantasia. Una superficie ampliata, nuovi spazi e aree tematiche. Marvel, Pokémon, eSports, Harry Potter, Star Wars e Japan. Ospiti internazionali dal mondo del fumetto, del cosplay e da YouTube. Un'area kids per i più piccoli e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo il 2, 3 e 4 settembre al Parco dell'Irno a Salerno. Eh sì, because we are happy, mi ricordo di quella famosa festa che abbiamo fatto il 10 maggio, il 9 maggio del 2015. Beh, siamo qui adesso per parlare finalmente di questo match clou contro il Verona. Tante le aspettative, ricordiamo che già siamo a quota 15.000 spettatori sicuri, ma sicuramente si andrà oltre i 20.000, siamo appena appunto a venerdì, quindi ci sarà adesso il boom negli ultimi due giorni, sabato e domenica mattina, arriveremo sicuramente a superare abbondantemente quota 20.000. Allora, Mantovani, dicevamo, ecco, giocare davanti a un pubblico del genere fa un po' tremare le gambe oppure dà più stimoli? Secondo me dà più stimoli, certo l'emozione non mancherà, però comunque è una forza che il popolo ci trasmette e ci incita comunque a fare sempre meglio. Quindi giocare la partita con tutti questi tifosi che ti incitano dal primo minuto fino al novantesimo, penso che deve essere una forza, non sì, una paura. Il famoso muro, the wall, no? La curva sud siberiano che spingerà sicuramente allo stesso. È chiaro che noi invitiamo tutti gli sportivi, sia salernitani sia veronesi, a mantenere comunque un contegno, un atteggiamento decoroso, tifare per la propria squadra, però senza eccessi, senza esagerare negli sfottò inevitabili che ci devono anche essere, ma che ovviamente devono essere contenuti nei limiti della civiltà. Ti pare, Maurizio? Giusto, si tratta comunque di una partita di pallone, quindi bisogna mantenere la calma.
Io dicevo, si parlava dell'ambiente, sì, effettivamente è giusto, deve dare, l'ambiente deve dare la carica, però dipende secondo me dal tipo di squadra, dal temperamento che ha la squadra, dall'allenatore. Non ci dimentichiamo che l'anno scorso gli appuntamenti più importanti, la Salernitana è venuta a mancare proprio di fronte ai tanti spettatori che stavano alla rete. Quindi quest'anno è diverso perché abbiamo un allenatore diverso in panchina che riesce a dare la giusta carica ai giocatori, i giocatori sembrano avere quella, si può dire, cazzimma necessaria, la famosa, tra virgolette, per porsi bene all'avversario. L'anno scorso Massimiliano, che ha seguito tutte le partite, anche in trasferta, questo aspetto è venuto a mancare. Massimiliano, secondo te, ecco, volevo darti quella, sono le motivazioni diverse adesso che proietteranno? Che probabilmente l'anno scorso c'erano delle pressioni differenti, il fatto di dover rincorrere sempre per vincere, per portare a casa il risultato, per uscire dalla zona retrocessione. Credo che per un calciatore una pressione del genere sia decisamente difficile anche da sostenere, pur avendo magari una certa esperienza, pur avendo comunque vissuto situazioni simili. Non è facile, e lo diceva lo stesso Menichini, mi ricordo spesso ai nostri microfoni, quando l'abbiamo intervistato su tutti i campi d'Italia, è difficile comunque vincere, però trovarsi sempre sotto, dover sempre rincorrere. Questa cosa ovviamente ti crea una certa tensione. Quest'anno vuoi per un'area differente che si respira, forse perché è stata fatta una campagna acquisti differente, perché malgrado la partenza difficile, poi volevo magari girare questa domanda a Valerio, una partenza forse da brividi quella di quest'anno per la Salernitana, c'è lo Spezia, c'è il Verona, poi il Vicenza, poi il Cesena, tante squadre, il Novara ovviamente, è la Serie B, ma una partenza con 5 sfide, con almeno 4 squadre che ambiscono al salto di categoria, vero Valerio? Quello sicuramente, però noi come squadra non dobbiamo trovare né alibi né fare differenze tra chi vuole puntare alla Serie A né chi magari deve lottarsela per non retrocedere, quindi dobbiamo affrontare partita dopo partita con la stessa mentalità e magari pensare che quando vai a giocare con delle squadre come il Verona, come Frosinone, che comunque scendono dalla Serie A, devi metterci ancora più energia, ma soprattutto devi starci con la testa, perché sappiamo che sono dei valori aggiunti dei giocatori che comunque hanno fatto anche Serie A. E niente, dobbiamo affrontare partita dopo partita sempre con la stessa testa e sempre con la stessa voglia di vincere. Ecco, ma il mister avete parlato, vi siete dati un obiettivo, avete in testa comunque quell'obiettivo da perseguire per quest'anno? Beh, devo dire che con il mister non ci poniamo degli obiettivi, ci poniamo un obiettivo che sarebbe partita dopo partita, nel senso che ogni partita dobbiamo dare il meglio di noi, dobbiamo cercare di trarre il meglio da quei 90 minuti che affrontiamo tutti insieme. Ovvero, certo, tutti vorremmo vincere tutte le partite, sicuramente non sarà sempre così, però comunque noi proviamo a farlo tutte le domeniche e non ci tiriamo mai indietro. Va bene, allora mi interrompo un attimo perché è arrivata un'altra telefonata da casa. Vediamo un po' se è stata agevolata dalla regia. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Raffaele, chiamo da Pellezzano. Salve, buonasera. Allora, Enzo, prima di tutto ti faccio in bocca al lupo a te per questa nuova avventura e comprendo la cravatta. Crepi, grazie, ti piace la cravatta, eh? Old sì. Style Salernitana, insomma, una cravatta di qualche anno fa, appunto, della Salernitana Calcio. Sì. Bene. Allora, abbiamo il la data del 4 settembre a me fa venire in mente anche un'altra partita della Salernitana. Allora non si chiamava Salernitana, ma Salerno Calcio. Ah. Iniziò l'avventura contro il Palestrina al campionato di Serie D, certo, 5 certo. anni fa. La ricordiamo tutti, vabbè, è un omaggio anche a questa Salerno Calcio che poi ci ha portato alla Salernitana di oggi. Ecco, allora, questa partita Salernitana-Verona mi fa venire in mente anche a cose che non riguardano il calcio, ma che riguardano un po' più la città di Salerno, perché c'è una Salernitana che è Salernitana, però da anni vive a Verona, e la Verona è Miami, e domenica per impegni di lavori non potrà assistere alla partita. Certo. Questa tifosa è un po' speciale. Poi volevo fare
un complimento a Mantovani, perché so che se ne parla bene e quindi è un ragazzo che secondo me può fare una bella carriera. Vuoi fare qualche domanda ai nostri ospiti? E la sua carriera è iniziata col Granata e vabbè, e porta bene. Certo, ospite a Granatissimi, quindi vedi il Granata, il colore che lo sta accompagnando. Vuoi fare qualche domanda? Volevo chiedere a Mantovani cosa gli piace della città di Salerno, perché viene una volta in una città come Salerno, e quindi volevo chiedere cosa gli piaceva della città di Salerno. Vabbè, allora ti salutiamo e ti ringraziamo, continuaci a seguire, ok? Ciao. Grazie, ciao. Allora, sì, hai sentito il nostro telespettatore, cos'è che ti piace di questa città? Beh, a livello di città posso dire che comunque è una città solare e che trasmette tranquillità con questo mare intorno, però tralasciando queste cose è una città che, cioè, questi tifosi ti trasmettono del calore particolare, sì, e ti seguono ovunque tu vada a giocare, quindi è questa. Si vive la cosa a Salerno da lunedì alla domenica di calcio, penso che questo l'hai notato e l'hai quello capito. Che mi hanno detto qui è che diciamo che da lunedì fino alla domenica è pane e calcio. Pane e calcio, un po' come Sud America. Posso fare una domanda anche io? Certo, il conduttore, inserisci. Ma quando ti fermano per strada, ti riconoscono, è una cosa che fa piacere oppure a volte infastidisce? No, sono un ragazzo di 20 anni, no, non ho fatto niente, non ho fatto niente ancora e sono un semplice ragazzo, quindi fa molto piacere, perché comunque vengo da un settore giovanile dove non ti conosce nessuno. Ti conoscono giusto quelle 30-40 Salerno persone così, che ti vengono a vedere. Quindi Salerno è così, però appunto, ti fermo per strada magari. Però appunto dico, questo è bello perché comunque la gente quando ti riconosce per strada, anche se sei un semplice ragazzino, ti fa sentire a casa. Maurizio, è bella la risposta perché traspare proprio l'umiltà di questo ragazzo. Ecco perché io ho fatto quella premessa. Ok, allora, stavamo parlando di Salernitana-Verona. L'ultima Salernitana-Verona, ahimè, targata 2011, ci lasciò l'amaro in bocca per una promozione sfumata per una sola rete, sarebbe bastato un gol per andare in Serie B. Forse, chissà, magari col senno di poi è stato meglio così, potremmo dire oggi, se considerato che adesso abbiamo tutt'altra società alle spalle. Ma io mi chiedo, qual è l'opinione dell'allora direttore sportivo Nicola Salerno? Noi l'abbiamo intervistato, noi di Granatissimi, in particolare Massimiliano l'ha intervistato. Se possiamo un attimo inoltrare il servizio, ascoltiamo quali sono le parole del DS Salerno. Linea alla regia. Quell'annata era partita benissimo, perché eravamo in testa al girone di andata, appena iniziato il campionato, le prime 10-12 partite, se non ricordo bene. Poi abbiamo avuto un momento di difficoltà, e poi secondo me poi il mercato di gennaio, che sembrava roba niente, invece Jefferson, Fabinho, lo stesso Montalto, è gente che è venuta, che ha dato un po' di entusiasmo e ha dato pure una mano, e poi ci siamo ripresi benissimo ed è stata una cavalcata stupenda, no? Perché secondo me poi vabbè, si vede anche da quello che hanno fatto poi questi ragazzi, i vari Litteri che sta facendo il gol a Caterve lì a Cittadella, Fabinho che insomma ha fatto una buona carriera ma avrebbe potuto fare già di più, però stiamo parlando sempre di un 91 e tutti gli altri ragazzi e quindi secondo me abbiamo svoltato completamente, siamo riusciti anche a superare la diffidenza iniziale, perché chiaramente la gente era molto preoccupata giustamente per la situazione societaria, e poi quando ha visto che la squadra combatteva e lottava e dava l'anima, allora si sono schierati tutti dalla nostra parte, e lì è stato il definitivo salto di qualità, perché poi non ci poteva fermare più nessuno. Poi abbiamo perso quella partita a Verona con due calci di rigore, giusto, no? E quindi è stata quella la mazzata, se no noi in quel momento eravamo sicuramente la squadra più forte del campionato. Direttore, con i se e con i ma non si è mai fatta la storia, però in caso di vittoria playoff cosa sarebbe cambiato per quella società? Sicuramente la Serie B non sarebbe stata buttata al vento, quindi o in qualche modo, in qualche altro modo, con l'ingresso di altri soci, sicuramente la Serie B avrebbe portato un entusiasmo superiore che sarebbe stato difficile da parte di chiunque, anche di imprenditori, la
lasciare andare le cose come andavano, e secondo me saremmo rimasti in Serie B, avremmo fatto il campionato, poi il resto non lo so, però la Serie B l'avremmo fatta sicuramente. La botta è stata rimanere in Serie C, perché poi, come avete visto, era veramente difficoltoso, dovessi rimboccare di nuovo le maniche. Una cosa che ricordo veramente con grande onore di esserci stato, la partita di Reggio Emilia. Là non era una partita facile, anzi devo dire la prima volta è stata quando abbiamo fatto il recupero a Lumezzane, no? Perché noi eravamo una squadra che venivamo dal casino, del fatto che erano stati messi fuori vari Peccarisi, Monservino, eccetera, che poi sono stati recuperati, quindi eravamo in questo momento di difficoltà di gruppo che si è coeso, e poi allo stesso tempo ancora stavamo in pieno mercato, i nuovi ancora non sapevamo com'erano. Io ho visto la nebbia e ho detto qua non la faccio giocare, ho talmente rotto le scatole a tutti che alla fine la partita non si è giocata, poi l'abbiamo rigiocata, se vi ricordate, proprio credo l'ultimo giorno di calciomercato a fine gennaio, e abbiamo sbancato lì a Lumezzane, da lì poi non ci ha fermato più nessuno. Bene, ritornati in studio, ringraziamo ovviamente il direttore Salerno per questa intervista che ci ha concesso. Allora Mantovani, tante le telefonate che arrivano, stanno arrivando ancora, ma tanti messaggi che sono arrivati da casa. Nello Falcone chiede, ma una squadra del genere come la nostra, con un innesto forte a centrocampo, potrebbe addirittura ambire la Serie A? Io penso che abbiamo degli innesti molto importanti. Basta vedere Rosina, che nel giro di 7 giorni ha già la fascia da capitano al braccio, meritatissima per la persona che è e per la personalità che ci trasmette a tutti noi. Quindi penso che è stata una campagna acquisti molto positiva. Qualcuno pronostica un futuro per te in Serie A, tipo Ennio D'Angelo oppure Davide Ferrigno, che si chiede come mai appunto il Torino ti abbia lasciato andare via. Gaetano Galileo, sei potenzialmente un top player, quindi ti piace giocare con la difesa 4-3, ma già hai risposto. Marco Manca, hai fatto qualche passeggiata in giro per la città, anche di questo ne abbiamo parlato. Cosa non ha funzionato a Torino, eccetera, eccetera, dice Tommy Carratu. Poi Alessandro Colucci, quanto inciderà il fattore Areghi? Vi mette pressione? Farà la differenza? No, sicuramente sarà un'emozione grande, spero che possa interpretarla nel modo giusto, nel senso che invece di far tremare le gambe sarà una spinta ulteriore a quella dei tifosi. Posso dire una cosa? Sì, sì, prego, sono tante le domande. Ovviamente a telecamere spente che mi diceva Valerio, che è bella anche nei confronti dei tifosi della Salernitana, mi ha detto quando segna la Salernitana in casa sembra che crolla la curva, mi sembra la bombonera. Quindi è una bella similitudine, sì. Questa con spesso lo stadio argentino. Siberiano è stata paragonata proprio alla bombonera, perché c'è questo movimento quasi pericoloso, sì. Insomma, di una muraglia umana che crolla, insomma, verso il campo. E anche insomma, se segna lui poi ne parliamo proprio, entro anche le ragazzine festose. Insomma. Poi vabbè, salutiamo ancora Davide Ferrigno, Gaetano Galileo, Marco Manca, Tommy Carrato, Alessandro Colucci, Giovanni D'Aiuto, Umberto Petolicchio, Simone Procida, Aniello Stella, addirittura dall'America, Alessandro Giordano, Carmi Roma e tutti quanti gli altri. Nel frattempo però, mentre approfittiamo anche per ringraziare il direttore Fabiani, l'addetto stampa e l'intera società della Salernitana che ci mette a disposizione i calciatori, è arrivata un'altra telefonata che chiederei cortesemente di passare. Buonasera. Buonasera, salve, con chi parlo? Buonasera. Sono Mini Puccio, chiamo da Milano, siamo in fibrillazione. Che domani si parte. Ottimo. Sapete bene per che cosa. Quanti siete? No, io parto da Milano, poi mi fermo a Reggio Emilia a prendere un amico e a Modena altri due amici. In poche parole faccio un po' da tassista. Pulmino. bene. Prima di tutto volevo farvi i complimenti, gli auguri per questa trasmissione. Grazie. E una cosa però me la dovete permettere. Cioè, certo. 3 persone, 6 capelli, almeno una figura femminile, la prossima volta mettetecela, no? Adesso dai. Se ne parlava, vedremo, può essere pure che vi accontenteremo, non lo so, poi vedremo quale sarà la scelta editoriale, vabbè, non sono io a stabilirlo. Ci conto. Invece volevo chiedere a Mantovani, mi sono piaciute finora le risposte, perché ovviamente lui sa meglio di tutti noi,
che ora che le prestazioni sono positive, tanti complimenti e tante belle parole. Quando cominceranno a fioccare i 4 e i 5 sarà un po' più dura, quindi di stare tranquillo, stare calmo, e ancora non è nulla perché siamo solo alla prima giornata. La cosa che volevo chiedere è, siccome ho seguito un po' tutte le partite, già da Samini ha detto che lui non ha giocato, però Benevento, quando è entrato nella difesa 3, lui è un mancino, no? Sia Benevento sia La Spezia, il mister l'ha adottato nel centrodestra. È una costante che userà fare o in base a chi si trova di fronte come avversario? Ok, ti ringrazio. Grazie, seguici sempre, mi raccomando. Sempre. Ciao, ciao. Però chiedeva giustamente il nostro telespettatore, tu sei un mancino fondamentalmente, no? Sei un destro. No, precisiamo, io sono destro. Ah, allora no, perché chiedeva come mai giochi a destra? No, è destro, quindi insomma, regolarmente gioca a destra, va bene, no? Perché talvolta qualcuno può, diciamo che è ambidestro, quindi può giocare sia col destro che col sinistro, può giocare un po' ovunque. Vabbè, questo lo abbiamo un attimo sottolineato. Adesso è arrivato il momento di vedere quale sarà la probabile formazione. Si giocherà col 4-4-2 o col 4-5-2, non lo sappiamo, cioè, o meglio, con il 4-3-2, non sappiamo ancora, ci sono tanti numeri giustamente, col 3-5-2, è probabilmente 3-5-2 perché ci ha portato un risultato positivo alla Spezia. Vediamo un attimo, quali sono le possibilità, vediamo, c'è una schermata che ce le mostrerà. Allora, ecco qua, abbiamo innanzitutto quindi il 3-5-2 con centrocampo formato da Vitale, Rosina, Auger, Busellato, Laverone. E poi la difesa 3 che abbiamo già conosciuto, Mantovani, Schiavi, Bernardini. Poi vediamo, c'è quest'altra possibilità, quest'altro schieramento 4-4-2, possiamo inoltrarlo, grazie. Eccolo qui, 4-4-2, classico, con Vitale, Busellato, Auger, Laverone a centrocampo. E una difesa appunto con Vitale e Laverone che saranno a centrocampo quando spingeranno, staranno dietro quando difenderanno, con Mantovani o Schiavi e Bernardini centrali. Allora, ti chiedo subito, caro Mantovani, diciamo quale... Noi l'abbiamo messo in formazione titolare, lui prima diceva, non so se gioco domenica, ma noi ti abbiamo già messo tra i titolari. Quale preferisci, vai, ad occhio e croce, velocemente? È uguale, dico la verità, è uguale. Diciamo che alla Spezia ha portato un risultato positivo, che poteva essere ancora ulteriormente positivo, data la prestazione che avevamo fatto, però... Mancata la gamba, però, diceva Grillo. Ma del resto siamo inizio stagione, quindi è anche normale. Però comunque in qualsiasi modo scenderemo in campo, penso non ci siano differenze. L'importante è giocare bene la partita, poi il resto viene dopo. Il resto viene dopo, è chiaro. Magari forse con il precampionato, caro Grillo, la Salernitana sembrava dare più solidità e forza con il 4-4-2, no? Perché è stato collaudato. Si era parlato del 4-3-1-2, avendo un calciatore sì, Rosina, ecco, che può giocare sulla 3-4. Ma io il 3-5-2 lo vedo bene, perché tra l'altro hai la possibilità di avere superiorità a centrocampo. Ed è importante. È importante, ma poi il 3-5-2 in genere, diciamo che all'occorrenza può diventare un 5-3-2, perché quando l'avversario ti attacca, e quindi chiaramente poi i due esterni di centrocampo tendono a ripiegare, tant'è vero che nella formazione ci sono Laverone e Vitale, che in fondo sono, infatti io prima, una volta, Laverone e Vitale sono terzini invece, infatti prima li ho dati a centrocampo e poi in difesa contemporaneamente, quindi, perché allora, così è, quindi quando Verona attacca, nel caso specifico questi due esterni di centrocampo arretrano il loro raggio d'azione, quindi vanno a protezione della difesa. Quindi, curioso di vedere questo asse che si riproporrà tra Zito e appunto, se Zito giocherà, perché Zito non giocherà, dici tu? Non lo so. Però Zito Vitale già hanno dato prova di essere una forte catena di sinistra. Io ripeto, non so ancora, che anche oggi Sannino ha mischiato un po' le carte, quindi non si può intuire la formazione. Un po' di pretattica forse, Grillo. Un eventuale 3-5-2 Vitale è un po' l'ago della bilancia, nel senso che è bravo nella spinta, ma è molto più bravo rispetto alla Verona nel discorso difensivo. Perché nasce più terzino, certo. Già nelle giovanili del Napoli è un giocatore che può fare la doppia fase, mentre la Verona è un po' più
E ti devo dire una cosa, Massimiliano, ti devo dire una cosa, perché una delle sorprese della oltre Mantovani è stato proprio lo stesso da Verona. A me è piaciuto tantissimo nel primo tempo, insomma, ha spinto con grande forza ed ha saputo anche difendere bene. Assolutamente, quindi... in un 3-5-2 la Verona è forse l'interprete giusto per quel ruolo nella Salernitana, perché ti dà la possibilità di spingere, di andare sul fondo, cercare il traversone che poi è manna dal cielo, diciamo, per gli attaccanti della Salernitana, Coda e Donnarumma, che sono anche bravi in fase di aerea nel colpire il pallone di testa. Quindi sia Vitale a sinistra che la Verone a destra possono fornire quei cross adatti e giusti per gli attaccanti della Salernitana, che forse mancavano l'anno scorso, dove sugli esterni la Salernitana non era sicuramente forte come quest'anno, e lo sappiamo perché lo stesso Fabiani in presentazione ha detto: quest'anno i primi acquisti che ho fatto sono stati i due terzini, quindi Vitale e la Verone, proprio per dare quello che mancava nella scorsa stagione. Forse perché ci si era fatti ingannare un po' dall'estro di Gabbionetta, del primo Gabbionetta, che nelle 3-4 partite iniziali aveva dato davvero sfoggio di una classe superiore. Questa cosa però, ahimè, ci ha trattenuto dal comprare nuovi elementi che potessero servire alla causa. Allora, siamo arrivati alle battute finali. Quindi, prima vorrei chiederti, secondo te questo attacco che hai citato prima, quanti gol può garantire? Ma guarda, sulla... compreso Rosina, ovviamente. Sull'onda dello scorso anno ti posso dire che probabilmente la Salernitana ha uno degli attacchi più forti del campionato, perché sono due calciatori, Coda e Donnarumma, che riescono a integrarsi si alla complete, perfezione, no? Coda è molto bravo ad aiutare la squadra anche a venire verso il centrocampo per prendere il pallone, vestire spesso i panni del suggeritore, anche se abbiamo Rosina che è un signor suggeritore in questo senso, e Donnarumma invece è molto bravo a lanciarsi negli spazi, a sfruttare la profondità. Quindi sono due calciatori che si completano, con Rosina dietro che veste i panni di suggeritore ed è anche molto bravo in fase realizzativa, l'abbiamo visto l'anno scorso con il Bari, l'abbiamo visto già quest'anno, esatto, con a Spezia. Direi che è un attacco che promette scintille quest'anno. Ma Tovani, quanti gol faranno i tuoi compagni là davanti, secondo te? Spero più possibile, così possiamo arrivare... Senti la risposta giusta, diplomatica, lui. Speriamo che facciano anche i difensori. Non so, tu sei un difensore che spesso è andato in rete in passato nella tua carriera. Sì, diciamo di sì, però comunque penso che l'importante non è chi segni, basta che si vinca e poi chi segna, è uguale. Ok, allora, siamo proprio al minuto finale, al che io vorrei chiedere, come da tradizione, caro Maurizio, il pronostico secco su questa partita. Io lo devo dire. Lo devi dire. Quel 2-0 che mi manca tanto dall'altra volta. Ah, quello 2-0 che ti è rimasto qui. Che mi è rimasto qui dall'altra volta. E quindi magari l'auspicio è di realizzare questo famoso 2-0. Massimiliano. Ma io dico 3-1 per la Salernitana. 3-1, magari segna prima il Verona, il Patos e poi dopo la rimonta dei 3 gol Granada. Potrebbe essere. Vediamo adesso quanta diplomazia sfoggerà il nostro Mantovani. Allora, il risultato secondo te? Non dico niente perché secondo me va solamente vissuta quella partita, quindi da giocatore ti posso dire spero, cioè noi ce la mettiamo tutta per vincere, però sappiamo che non è una partita facile, però sicuramente noi daremo battaglia. Firmeresti per un pareggio adesso? No. Bravo, bene, questa è la motivazione giusta e lo sprint giusto per arrivare magari alla realizzazione dei 3 punti che noi ci auguriamo possano ovviamente arrivare. Vabbè, detto tutto questo, credo che siamo veramente alle battute finali. Vogliamo ulteriormente ringraziare la Salernitana Calcio che ha messo a disposizione Mantovani. Ringraziamo quindi il direttore Fabiani, l'addetto stampa e tutta l'organizzazione. Grazie ancora. Ovviamente ci saranno altri ospiti che nelle prossime puntate magari arriveranno. Bene, detto tutto ciò, noi vi diamo appuntamento magari alla prossima puntata. Seguiteci sempre sul 696 del digitale terrestre, ma anche su internet, per chi non ci può seguire sul digitale. Infatti sono arrivate telefonate da varie parti d'Italia e non solo, anche dall'estero. Ci potete seguire appunto sotto channel.tv. Ok, grazie a tutti da Enzo Guariglia, grazie per averci seguito e vi aspettiamo nuovamente qui a Granatissimi. Ciao a tutti. Buonasera.